Arrestato maresciallo dei carabinieri per rapina ad una farmacia. Sono pieno di debiti. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Quando la polizia di Bologna è intervenuta per una rapina in una farmacia, ci si aspettava un crimine comune. Tuttavia, ciò che sembrava un episodio ordinario di criminalità si è trasformato in un caso straordinario. Il colpevole inizialmente mascherato, svelato solo grazie ai video di sorveglianza, ha gettato luce su un mistero che ha tenuto la città sulle spine. Il rapinatore si è rivelato essere un sottufficiale dei carabinieri in servizio presso il Nucleo Banca d'Italia. La rapina, avvenuta lo scorso novembre, ha preso una piega inaspettata quando le indagini della squadra mobile bolognese hanno rivelato la sua vera identità. Ma la storia non finisce qui. Dopo il colpo, il carabiniere ha compiuto una mossa azzardata, cambiando d'abito in un locale vicino. La svolta nelle indagini è giunta grazie a uno dei gestori del locale, che ha riconosciuto l'uomo come un membro delle forze dell'ordine. Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Sottoposto a perquisizione e arrestato, durante l'interrogatorio il carabiniere ha confessato il crimine. Le motivazioni dietro questo atto oscuro sono emerse durante la confessione, svelando che il rapinatore si sentiva oppresso dai debiti accumulati nel tempo per ragioni personali. L'arresto, avvenuto di martedì, ha portato il carabiniere direttamente in carcere. La sua confessione ha portato alla luce i dettagli del crimine, un colpo che ha fruttato solo alcune centinaia di euro, ma che ha evidenziato in modo sorprendente l'implicazione di un membro delle forze dell'ordine in un atto criminale. Questa storia incredibile continua a suscitare domande. Cosa ha spinto un carabiniere a compiere una rapina? Quali sono le ragioni più profonde dietro questa scelta? Siete invitati a condividere le vostre ipotesi e domande nei commenti.